Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing review dedicato a due prodotti di un regista italiano alquanto famoso, forse uno dei registi italiani più conosciuti al mondo, ovvero Dario Argento. Dario Argento abbiamo praticamente un po' di tutto in collezione, dai classici appunto come Profondo Rosso, L'Uccello delle Piume di Cristallo, fino a Fenomena, insomma tanti bei classici che abbiamo in collezione in 4K, dove non c'è il 4K abbiamo comunque il Blu-ray, però esistono anche le pellicole un po' più recenti che fanno parte del periodo, diciamo, decadente del regista, quindi a partire dagli anni 2000, che però in formato Blu-ray latitavano, quindi in Italia non erano mai uscite in formato Blu-ray. Io adesso ho recuperato due pellicole che sono uscite in Francia con traccia italiana, due belle limited edition, e sto parlando del film Non ho sonno, pellicola girata nel 2001 da Dario Argento, pellicola con protagonista Max von Sydow. Carino come film, c'è di peggio appunto negli ultimi 20 anni di carriera del regista Dario Argento, e poi però c'è un film che è stato girato un paio di anni dopo, se non sbaglio il 2003, Il Cartaio. Questo è decisamente molto più scarso come film, a mio parere peggio di questo c'è soltanto Giallo e forse Dracula 3D, vabbè. Comunque l'ho recuperato lo stesso per completare la filmografia di Dario Argento. Ricordo che invece Non ho sonno era uscita un'edizione, ce l'ho anche io in collezione, edizione spagnola della Resen, che aveva anche la traccia italiana, però adesso l'ho voluto recuperare in questa edizione da collezione, che fa parte della collana Extra Lucid Films, e adesso la spacchettiamo insieme così le vediamo nel dettaglio. Non sono dei media book, sono dei box rigidi con all'interno la Marai e un booklet. Prodotto comunque che è disponibile anche su Amazon, vi lascio il link nella descrizione di questo video. Vi avviso che il prodotto va e viene, a volte non è disponibile, quindi approfittatene prima che sparisca, altrimenti dovete acquistarlo tramite Amazon Francia. Comunque vediamo da quest'altra angolazione questo box, ripeto, un bel box rigido, Le Sang des Innocents. Questo è il titolo francese, con Max von Sydow, Chiara Caselli. Cos'altro dire per quanto riguarda questo film prima di iniziare con l'unboxing vero e proprio? Non male come film, ripeto, non è stato girato di peggio successivamente, e lo dimostra appunto il Cartaio. Film discreto, film che ha diverse analogie con il film capolavoro Profondo Rosso. Però questo secondo me forse è uno degli ultimi buoni film che ha girato. Il film può comunque vantarsi anche della presenza di un grande come Max von Sydow, forse non una delle migliori interpretazioni di von Sydow, che qui interpreta il ruolo di un commissario in pensione. Comunque, diamo uno sguardo quindi al box, quindi box rigido, contiene il Blu-ray più un libro. Vediamo, ovviamente i titoli francesi sono al contrario, questa è la 19ª uscita, Extra Lucid Films. Vediamo anche il retro, ecco qua, mettiamoci belli dritti. Vediamo un po', chiaramente non mi metto a leggere perché è tutto in lingua francese, ho studiato il francese per 2 anni quando vivevo in Svizzera, ma preferisco non tentare. Se fosse in tedesco già sarebbe diverso. Comunque, titolo originale Non ho sonno. Vediamo un po', distribuito e prodotto dalla Medusa Film nel 2001, dura 117 minuti, quindi abbiamo sia la versione anglais, quindi audio inglese, che audio italiano, sottotitoli francesi 5.1, poi c'è anche la versione francese in 2.0. Abbiamo anche alcuni contenuti speciali, quindi un'intervista fatta con Dario Argento di 7 minuti, un'analisi sul film di Jean-Baptiste Thoré che dura 13 minuti, poi una sequenza d'apertura con Thoré di 9 minuti, rencontre avec un'intervista fatta con Claudio Simonetti, l'autore appunto della colonna sonora, di 16 minuti, anche questo dovrebbe essere con audio italiano, e poi abbiamo un making of del film di 15 minuti. E poi ricordo comunque che l'edizione, quella della Resen, non aveva contenuti speciali, quindi questa comunque
a conti fatti abbiamo circa un'oretta di contenuti extra, abbiamo anche il trailer e adesso visioniamo anche l'interno. Quindi vediamo, bello rigido come piace a noi. Quindi questo è l'artwork scelto invece per la Marai e questo invece è il retro. Diamo uno sguardo all'interno, vediamo se abbiamo la locandina alternativa. Eh sì, abbiamo anche la locandina originale italiana con il titolo Non ho sonno tutto attaccato. Peccato che non ci sia anche sulla costina. Ecco qua. Che poi non è che sia la locandina originale, nel senso è sempre scritto in francese Un film de Dario Argento, però poi il titolo è in italiano. Ora diamo uno sguardo invece al booklet di oltre 40 pagine che è presente all'interno e lo facciamo velocizzando un po' le immagini e aumentando un po' il volume. Ecco qua, siamo arrivati alla fine del booklet. All'inizio abbiamo visto anche la locandina, quella spagnola. E niente, ricordo che poi in Italia il film non è mai uscito in Blu-ray, quindi questo è l'unico modo per poter recuperare questo film in alta definizione. Noi siamo rimasti al vecchio DVD della Medusa. Allora, mettiamo questo a posto e prendiamo adesso invece il film successivo che è diretto un paio di anni, due o tre anni dopo, ovvero il film Il Cartaio. Film Il Cartaio che a me all'epoca non era piaciuto, non lo vedo da tanti anni, quindi gli darò comunque un'altra occasione, visto che ho acquistato appunto il box. Togliamo il cellophane e parliamo brevemente anche di questo film, che non vedo comunque da un bel po' di anni, però me lo ricordo anche abbastanza bene. Ecco qua, anche in questo caso abbiamo la colonna sonora di Claudio Simonetti. Film che ha come storia, diciamo, la protagonista, questo serial killer che cerca di sfidare la polizia tramite un video poker online. Tra i protagonisti abbiamo Silvio Muccino, che a mio parere non c'entra nulla con questo genere di film. Mi dispiace dirlo, ma il cast non è assolutamente adatto, secondo me, per questo film. Non male comunque l'idea di partenza, appunto con la questione del serial killer, il video poker, Però poco dopo iniziamo a trovarci un film mediocre, sia dal punto di vista della sceneggiatura che delle interpretazioni. Alcuni, a mio parere, non sono proprio adatti a questo genere di film. Abbiamo anche Olmo, vi ricordate Olmo di Camera Caffè? Comunque, diamo un'occhiata più da vicino al box. Ecco qua, molto bello comunque, devo dire, l'artwork scelto per questo box. Abbiamo il titolo in inglese, The Card Player. Silvio Muccino, Liam Cunningham e Stefania Rocca. Giriamo, voilà, titolo appunto sempre in inglese. Abbiamo l'icona della carta da gioco, 20ª uscita. Allora, anche in questo caso abbiamo un bel po' di contenuti speciali. Abbiamo praticamente un'intervista fatta con Dario Argento, abbastanza corta, soltanto 4 minuti, un'analisi sul film di Jean-Baptiste Thoré di 12 minuti, un'intervista fatta con Claudio Simonetti di 12 minuti, poi abbiamo un'intervista fatta con Benoît Deby, chef operateur, di 16 minuti e un making of di 5 minuti, poi abbiamo anche un trailer e poi anche in questo caso abbiamo i vari contenuti all'interno. Box rigido e questo invece è la Marai, dove abbiamo la locandina che conosciamo un po' tutti, anche se qui con il titolo in inglese, The Card Player. Il retro è sempre questo e l'interno invece
è questo qui, quindi serigrafia con la carta da gioco. Oh, se riusciamo a staccarla, ecco qua, questo è il disco. E qui invece non abbiamo il titolo italiano, ma sempre The Card Player, però possiamo scegliere quindi quale utilizzare come cover. Poi passiamo adesso invece al booklet di 48 pagine, andiamo a sfogliare velocemente. Ecco qua, qui poi abbiamo le ultime immagini con queste locandine con il titolo italiano, che poi nel cast abbiamo anche Claudio Santamaria, mi ero proprio dimenticato, un giovane Santamaria. Ecco qua, e quindi questo è il booklet per quanto riguarda questa edizione del cartaio, edizione francese, ripeto, con audio italiano presente sia su questo che su Non ho sonno. Quindi se siete interessati, io vi lascio il link nella descrizione di questo video. Bene. Vi ringrazio per la visione e al prossimo video unboxing. Ciao a tutti!